Ragazzi, La Grande Bellezza ha vinto l'Oscar proprio fresco fresco e noi abbiamo una delle protagoniste che apre il film, e ovvero Natalia De Maria. Ciao! Ciao, eccoci! Che poi hai un nome d'arte che è Tala, giusto? Sì, sì, quindi sì, è un nome d'arte che ha molti significati, tra l'altro. Tu sei attrice, ballerina e cantante. Sì. E hai aperto, praticamente sei nella scena iniziale della Grande Bellezza, un film che ha vinto l'Oscar. Sì, sono veramente molto molto onorata e non mi aspettavo neanche tutta questa visibilità. Cioè, il cinema, questo è il potere del cinema anche, perché comunque il mio ruolo è un piccolo ruolo, anche se alla fine è stato un grande ruolo, perché comunque lui lo ha anche caratterizzato con le sue riprese molto molto affascinanti. Senti, com'è stato lavorare proprio con Sorrentino? Lui, innanzitutto lui è il mio regista preferito in assoluto, cioè, conosco tutti i suoi film, puoi immaginare la mia gioia facendone parte. No, vabbè, lui è una persona molto seria, il suo set è molto autoriale, è molto 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 professionale, si lavora e basta, non si ride, non si scherza, anche se poi lui in realtà è molto simpatico. Però giustamente sul lavoro, diciamo così, serietà e via. Tantissimo, sì, sì, molto, 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 molto serio, sì, sì, sì. Senti, La Grande Bellezza è stato trasmesso ieri, no, in televisione, e ha riscosso un grandissimo successo perché si parla di 9 milioni di telespettatori che lo hanno o rivisto o guardato per la prima volta. E chiaramente è partito, no, il classico, grazie al web, no, è partito ovviamente quelli a favore, quelli contrari e via discorrendo. Cioè, quanto riguarda i post letti, sono rimasta molto molto delusa dalle contraddizioni della gente, e penso che ognuno di noi individualmente è se stesso, mentre poi in gruppo si adegua al branco. Questa cosa che è successa è grandiosa, questo film ha vinto un Oscar, quindi dov'è allora poi la grande bellezza? Cioè, alla fine anche nelle piccole cose non c'è mai unione, nel senso che se non siamo uniti nelle piccole cose, poi ci lamentiamo, cioè non andremo mai da nessuna parte. Io capisco, io rispetto le opinioni altrui, assolutamente, ognuno può dire quello che vuole, però ci sono modi e modi per esprimere un parere, no? Cioè, io ho letto dei post veramente deludenti, c'è la grande schifezza, la grande tristezza, cioè hanno fatto l'hashtag addirittura. A quel punto trovo veramente trash questo gettare parole gratuite, perché allora esprimi un concetto, esprimi il perché non ti è piaciuto. No, siamo in un paese di sparloni, cioè, ci piace parlare, dire, fare, cioè, io amo l'Italia, però penso questo con tutto me stessa. Non so se ti è capitato di leggere dei tweet che insomma stanno girando. Pare che Sabrina Ferilli invece abbia detto: siamo bravissimi a essere, anche gli attori, no, a essere molto individualisti e concentrati su noi stessi, poi non riusciamo in realtà a sostenerci facendo gruppo, no? Quindi un po' il discorso in realtà anche che facevamo prima. Sì. E c'è una sorta un po' di delusione da parte della Ferilli, perché in alcune interviste che ha rilasciato pare non sia stata invitata ad andare agli Oscar, e quindi c'è stato questo enorme dispiacere da parte sua. Non voglio crederci, mi sembra un po' strano, però ti posso dire che credo che questi sono affari loro, insomma. Tu hai avuto modo di incrociare Tony Servillo o altri comunque del cast, Verdone? Sì, 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 io stavo ovviamente dove c'erano tutti gli attori, c'era una postazione dove stavamo tutti lì, e sì, ho conosciuto parecchi di loro, di più Carlo Buceroso, devo dire, ho avuto un rapporto subito di simpatia. Certo. Vabbè, quella scena è stata molto divertente, proprio nel set lì ne parlavano anche gli altri attori vedendola, c'è stato un momento che tutti ridevano perché al terzo ciak, e quindi è stato veramente molto molto divertente. No, con Carlo lo trovo veramente simpatico, incredibile. Mi sono molto divertita con lui. Sì, però comunque ho conosciuto anche gli altri personaggi, ho conosciuto Serena Grandi, carina, Servillo l'ho visto muoversi, devo dire ha un'aurea particolare quell'uomo. Lui è molto, è considerato un po' sfuggente ultimamente, come per capire che persona è. Lui è sfuggente, ma lo è naturalmente, nel senso che
non è una parte, è proprio io quando l'ho visto lì anche io ho pensato questa cosa, ma diciamo che credo sia una persona molto riservata tutto qui.